Folli. Faccio pure lei che dopo. Ti ho visto arrivare col sorriso, insomma, dopo la partita di martedì con il Livorno, dove sei stato anche protagonista, non c'è che da sorridere, insomma. Sì, sì, ma sono contento, il sorriso non è mai mancato comunque anche in passato, e è ovvio che dopo una prestazione, dopo una vittoria così importante, c'è da essere tranquilli e contenti, ma dobbiamo continuare così. E non è che il sorriso è solo per quella partita, ma per comunque il campionato che stiamo facendo. Adesso sabato ci sarà una partita importante con la Juve Stabia, non è promossa, però non è certo una squadra da sottovalutare. E ci sono anche due ex biancoscudati, sarà una sfida sicuramente importante, soprattutto giocate ancora in casa. Sì, dobbiamo continuare come abbiamo fatto con Livorno, perché se non siamo così cattivi e determinati come abbiamo fatto con Livorno, la partita che abbiamo fatto non è servita a niente, dobbiamo continuare su quella strada. Abbiamo capito un pochino qual era il problema che ci aveva colpito nelle ultime trasferte, dobbiamo provare a continuare su questa strada, e secondo me se facciamo come sabato, come martedì, sicuramente potremo portare a casa punti importanti. Che tipo di partita vi aspettate che possa voler impostare la Juve Stabia? Ma la classica partita che ci sono sempre in Serie B, vengono qua, e si chiuderanno e cercheranno di non prendere gol, di colpire in contropiede e ci metteranno in difficoltà quando avranno la palla loro, perché comunque quando magari una squadra tenta di giocare prova ad andare in attacco in tanti, poi può essere sempre scoperto in contropiede, quindi subire un po' qualcosina, però noi cercheremo di portare a casa 3 punti. Come hai detto tu stesso, le squadre che si chiudono vi mettono in difficoltà. Allora state lavorando, state trovando un po' un antidoto per questa cosa, per riuscire magari a vincere anche con queste squadre che vi chiudono un po' di spazi? Ma non ci sono tanti antidoti, l'unico modo è continuare sulla strada che abbiamo intrapreso dall'inizio, avere un po' più di cattiveria rispetto magari a quelle precedenti, e soprattutto la cosa più importante è avere pazienza, perché le partite durano 95-96 minuti. E se uno ha pazienza, poi alla fine il risultato lo trova. Se invece vuole tutto e subito, rischia poi di fare qualcosa che non è quello che è l'obiettivo finale. Quindi dobbiamo solo giocare con calma e non andare all'assalto fino all'inizio. Tu hai detto, abbiamo capito qual era il problema che, diciamo, avevamo in trasferta. E qual è questo problema che hai capito? Ma che ci mettevamo forse un po' troppo poco cattiveria. Per questo campionato la cosa principale è la cattiveria, e con la cattiveria poi dopo uno che ha le qualità superiori le tira fuori, perché se sei cattivo come gli avversari che vengono qua per non farti far gol, se sei cattivo come loro e in più ci metti la qualità comunque che ha la nostra squadra, alla lunga i risultati vengono. State lavorando molto magari anche sull'aspetto mentale, perché dopo Crotone Dalcante ha detto questa è una squadra che non regge psicologicamente la classifica che ha, quindi magari state lavorando anche da quel punto di vista per magari reggere queste pressioni? Ma sicuramente bisogna lavorare anche su quello. Noi in settimana, dopo la partita di Crotone, ci siamo parlati, abbiamo cercato di capire un po' quali erano le problematiche principali, e contro il Livorno siamo andati in campo cercando di mettere quel qualcosa in più che magari ci era mancato nelle ultime partite, perché poi comunque col Crotone è vero che abbiamo perso male, però anche nelle altre partite qualche piccola avvisaglia c'era stata, però magari con i risultati si riusciva a mascherare. Invece con Livorno abbiamo visto che se giochiamo con quell'intensità, con quella grinta, con quella voglia, riusciamo a rimediare all'errore del compagno e a portare comunque alla fine a casa il risultato.